Bella a tutti ragazzi, eccoci qui finalmente tornati con un nuovo video. Come promesso ieri alla fine del calciomercato nei trasferimenti di fine calciomercato, vi ho promesso che avrei portato il mio pagellone, però probabilmente porterò anche il pagellone gigantesco, ma per adesso, se mi farete vedere il vostro supporto con tantissimi mi piace e iscrizioni al canale, se volete magari cercate Calcio Puro sulla piattaforma viola, quella piattaforma di quel colore, non è sponsorizzata Samsung ovviamente, di questo colore, ecco qua, di questo colore, della piattaforma viola, andate a cercare quella piattaforma viola che inizia con la T e finisce con la T, non posso dirla, quindi andate anche sulla piattaforma viola, perché voglio crescere anche lì. A parte questo, partiamo col pagellone. Oggi invece farò solo una pagella, adesso partirò con le big, come detto prima magari porterò il pagellone, se la farete tantissimo mi piace, iscrizione al canale e anche al canale viola. Detto questo iniziamo, pagellone della Juventus, partiamo da McKennie. Allora partiamo dal voto generale che è di un bel 6,5. Si poteva fare di più, io ho un parere oggettivo essendo tifoso dei bianconeri, sono un rubentino per tutti, a parte questo, parere oggettivo 6,5 perché ok, McKennie, Rolando Mandragora che ritorna però viene subito ridato alla Udinese, cioè una cosa strana, il rapporto tra Juve e Udinese per Mandragora, cioè la Juve, poi Valudinese, finisce il prestito e ritorna alla Juve, subito ritorna all'Udinese, prestito con diritto di riscatto, lo riscatta la Juve, ora lo riprende, lo rimanda in prestito, è un casino. Mandragora che però deve ancora fare questa stagione con la maglia bianconera di quelli dei friuliani. Continuiamo, McKennie, giocatore che a me fa impazzire, un profilo di medio-basso livello, non lo conosco in tanti, però è un grande futuro per il centrocampo juventino che ha bisogno di essere un po' ringiovanito. Ma andiamo alla trattativa clou di questo calciomercato. Arthur, 72 milioni, 60 più Pjanic, no, non è vero, 12 milioni più Miralem Pjanic, più il suo cartellino. Un ringiovanimento, scusatemi la parola poco italiana, ringiovaniamo molto il centrocampo mandando anche via Matuidi, che dirà che non lo usiamo mai, quindi da un centrocampo molto vecchio ora essere molto più giovane. Passiamo al colpo, anche questo a 90 che si è concluso nelle ultime ore, ovvero un giorno fa. Parliamo di Federico Chiesa, a me non piace questo colpo, cioè troppi soldi, se fosse costato 40 milioni, 35 milioni avrei preso, ma non 60, prestito con obbligo di riscatto, 10 milioni di prestito oneroso, quindi viene pagato il prestito 10 milioni, il riscatto è di 40 milioni iniziali, quindi portiamo già la cifra a essere pari a 50 milioni, però c'è il riscatto in base alle stagioni, ovvero 7 da dare nella stagione 20-21, più altri 3 milioni da dare a stagione 21-22. Passiamo all'ultimo colpo in entrata della Juventus, ovvero Morata. Ci si aspettava di più dal mercato nella punta, che mancava, Higuain se n'è andato, mi dispiace perché doveva rimanere, pagato ben 40-50 milioni, un ritorno dello spagnolo in bianco-nero, io sono veramente soddisfatto, cioè la maggior parte non è soddisfatta, certo avrei preferito Suarez, però ci facciamo andare bene anche lui. E ora altro profilo, ha passato l'ultima mezza stagione in prestito al Parma, prima era all'Atalanta, poi era andato in prestito al Parma, ha fatto una mezza stagione ottima al Parma, ai crociati. La Juve non ci ha pensato due volte ad acquistare Dejan Kulusevski, 35 milioni, penso più 5 di bonus o 30 più 5, qualcosa del genere. Va a concludersi la trattativa
circa 40 milioni. Ottima trattativa. Ora andiamo alle cessioni e anche alle cessioni mancate, perché partiamo dalle cessioni mancate, ovvero quella di Khedira. Volevamo cederla, invece non è stato così, però ci siamo stati molto bravi in uscita a far andare via chi non voleva più restare, come Douglas Costa, mi dispiace un sacco, presto secco se non sbaglio. Stessa cosa anche per De Sciglio, che se n'è andato, prestito secco, anche per Ren, per Rugani, che va a Ren proprio, quindi ci può stare. Non li abbiamo voluti vendere perché un futuro ci possa servire, veramente Douglas Costa ci facciamo 40 milioni, più sfortunatamente 12-15 per De Sciglio. Ma De Sciglio, ma come cazzo se fa a vendere De Sciglio? E poi magari altri 10-12 per Rugani, che secondo me è il suo valore. Poi è andato via all'Inter Miami Higuain insieme a Matuidi, tutti andati via senza avere un margine di guadagno, quindi pessima cessione secondo me dalla parte della Juve, che almeno Matuidi come super sub ci poteva stare. Andiamo invece sul mio nome a panchina, perché contiamo anche il nome a panchina, io do 7, no 6 e mezzo anche qua, perché Pirlo, ok, può liberarsi il nuovo Guardiola, il nuovo Zizou, però cioè troppa poca esperienza, non so manco dove il campo all'allenamento, raga. Ma manco allenato a Juventus Under 23, e questo mi puzza non poco, mi puzza veramente tanto. Ho voluto l'esonero di Maurizio Sarri, dall'allegrismo al sarrismo si può passare in una stagione pessima con cui siamo usciti col Olympique Lyon. Ultima cosa che vorrei dirvi, colpi mancati, ci vorreva un difensore centrale, perché giocare con solo, anche Romero, acquistato e mandato via in prestito biennale, se non sbaglio, stare con 4 difensori centrali senza avendo la difesa a 3, avendo Chiellini che l'anno scorso ha saltato 9 mesi, quindi potrebbe rinfortunarsi, avere Bonucci, avere De Ligt e Demiral. Ok, ottima stagione di Demiral, ottima soprattutto la seconda parte di stagione di De Ligt, Bonucci che va bene, Chiellini che va benissimo, però non possiamo stare con così pochi centrali. Almeno Rugani l'avrei trattenuto per questa stagione come quinto centrale, e anche magari Romero. In ogni caso spero che il video vi sia piaciuto, come detto prima il citofono, grazie, lasciate like, iscrivetevi, noi ci vediamo a un prossimo video. Bella ragazzi!